Una decisione oscurantista che straccia 50 anni di battaglie femministe, che riduce i diritti delle donne e che in qualche modo rimette le ragazze in un'ottica di dover ricorrere all'aborto clandestino, una cosa veramente molto grave, perché affidarsi alle mammane vuol dire anche rischiare la vita, quindi vuol dire giocare una partita sporca sul corpo delle donne. E allora bisogna reagire ovunque, perché i diritti non sono mai per sempre, questo ci insegna questa decisione della Corte Suprema, i diritti non sono mai per sempre, quindi noi dobbiamo essere più allerta, più reattive, più parte in causa, dobbiamo essere più presenti nelle piazze, riuscire a fare influenzare le scelte politiche, essere presenti nel dibattito pubblico, sui giornali, in TV, cioè le donne dovrebbero riuscire a essere più compatte e a fare in modo di diventare una lobby positiva, per così dire, cosa che purtroppo ancora non accade, specialmente nel nostro paese. Ci sono anche dei giovani che sono più vecchi dei loro nonni, attenzione, non è sempre l'età anagrafica, mentre ci sono, non so, conosco donne femministe che hanno 80 anni, che sono molto più aperte e coraggiose di tante ragazze che ce n'hanno 18, quindi il dato anagrafico conta fino a un certo punto. Io penso che sia la cultura che deve cambiare, bisogna iniziare nelle scuole, nell'educazione, a non dividere i compiti, a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie, ma farle sognare in grande, anche a loro dare le astronavi oppure il meccano, quindi smetterla con questa distinzione e smetterla a chiudere gli orizzonti delle nostre figlie, quindi c'è un lavoro culturale enorme da fare.